siamo stati svegliati questa mattina all'alba da una notizia terribile che mai avremmo voluto sentire. È una città che si stava risvegliando sperando in un futuro migliore, un domani con lunedì che la riapertura delle attività commerciali, eccetera. Ahimè, questa botta proprio non ci voleva. È drammatico, sono stato sopra in alloggio a vedere il macello che c'è, purtroppo non ci sono parole, aspettiamo di capire quale potrebbe essere la dinamica che ha portato a un gesto così, così folle. Nessuno mai avrebbe pensato di trovarsi in una situazione di questo genere. Penso per la città di Rivarolo sia un colpo grandissimo, fortissimo, bruttissimo. E non c'è che in questo momento di aspettare che gli inquirenti facciano l'indagine, capire un attimino qual è il razionale che può aver portato a impazzire una persona per fare un gesto di questo genere. Siamo come amministrazione vicino alla famiglia, alle famiglie, perché questo è un lutto che colpisce tutta la città e quindi tutta la città si stringe alle famiglie delle vittime.